ovviamente Tuna si era adattato benissimo, ha cominciato proprio a, a compiere cose senza consenso nei confronti di Min Min. Però veramente assurdo, cioè massacrato. È stato proprio un massacro senza consenso. Ok, musica di Arnus che accompagnerà questo scontro intanto. Io già non so se avrei accettato la musica di Arnus. Ma ha dei banger assurdi. Ha dei banger, però ogni tanto quando parte con... cioè, capito? Stavo un po'... Ah, intanto vediamo... Tutti cari, credo. Intanto vediamo, vediamo un attimo se... C'ha lei e tag. No, vediamo se li ho messi giusti. Ah no, ok. Mi sa di no. Player 1 e Andre. Ah no, si stanno scambiando. Si stanno scambiando i stream. Va a vedere cosa si mettono. Ha detto che ce la stiamo facendo. Ci crediamo noi. Ci hanno fatto, perfetto. Ok, quindi è giusto. Eccoci qua, Bowser Dreo. Si rombonza. Ok, vedremo. Il bampino prende il buon sportsmanship. Vedremo. Abbiamo tanto tipo da fare per Breo. Abbiamo un po' di tipo per Breo. E non sono tanti morti per Siro. Io tipo per Siro, ovviamente. Però non sarei mad se vincesse nessuno di due. Cioè, se nessuno di due perdesse, onestamente. Ah, io sono abbastanza biased, cioè non ho nessuna preferenza particolare per uno dell'altro. Sono un po' un amico di Breo, quindi sono un pochino biased verso Breo, però allo stesso tempo non so, devo vedere chi è che mi convince di più questo match, va bene. Allora, onestamente qua avrei dato che qua la trincera. È qua la kill per forza. Oh, come l'ha preso? Ha missato il come l'ha missato? E qua abbiamo adesso Bowser che ritorna indietro con una cattiveria atroce, ma... Aspetta, mi aspettavo Sephiroth. Effettivamente sto matchup poteva tirare un Sephiroth, però immagino che non se lo senta ancora pronto contro Siron. Allora, Sephiroth Min è un po' particolare. È un ottimo matchup, però ha delle piccolezze che se non stai attento Sephiroth esplode a percentuali veramente ridicole. Però qua abbiamo un Bowser a 201, wow, che con le sue hitbox decide di andare. No, muore da un'era, esatto, cioè proprio... Sì, e mi sa che non niente. Sì, a pro, certo, a pro. Ma sa anche Bowser a 210 già sul town, tra l'altro. Cioè, ha senso. È già una kill move abbastanza buona sui 150, 150. Sì, non è una lamentela, anzi, sto in... Però abbastanza assurdo che riesca a ammazzare super heavy più forte del gioco, più pesante del gioco. E ci becchiamo un po'. Wow! Classica Siron. Classica Siron con tanto di taunt dopo. E classica Breo. Pause. Ecco, mamma mia. Semito. Allora, oltretutto, Siron mi ha spiegato che non ironicamente Town & City è un ottimo stage per Min Min. Vabbè, certo che lo è. Oltre a diventare un FD a metà, cioè ad una certa, diventa proprio un FD. Dato che ha delle blast non così piccole, favorisce proprio kill molto molto vivide. Lo stesso motivo per cui è buona per Roy o altri personaggi che uccidono molto facilmente in orizzontale. Inoltre è buona non solo perché, visto che Min Min non ammazza praticamente al solo alto, cioè se non con up throw, up smash. O anche up B. Vabbè, new situation più che altro. E viene in vantaggio contro personaggi invece ammazza il solato, il quale se Bowser ti fa un up smash muore molto più tardi rispetto a quanto io mi sono spiegato normale. Adesso muore? No, non è morto. Oh, ok. Mamma mia, Siron, oggi che cazzo c'hai? Ok. Tu non ce l'ha? Un cazzo tizio. Allora, io mi aspetto con un cambio. Io mi aspetterei qua Sephiroth. Sì, adesso effettivamente al posto di Breo la scelta migliore sarebbe piccare Sephiroth, però... Secondo me non c'è proprio in testa in questo momento di piccare Sephiroth. C'è comunque questo presentimento e adesso terrà Bowser per qualche motivo. Vabbè, vediamo, vedremo subito. La scelta migliore però sarebbe piccare Sephiroth. Vediamo che cosa fa decidere di fare. No, tiene Bowser. Immaginavo. Tiene Bowser, ok. Potremmo vedere un Bowser Game 3. C'è un Sephiroth in Game 3, effettivamente. È una bella questione questa. Gioca la mia skin. Amore. È bellissima sta skin di Min. È la, secondo me la più bella. Sì, anche secondo me. Mi piace un sacco il giallo e il rosso, poi con il nero non mi suona ancora molto bene. Queste
tra l'altro lore sono tutte marche di bevande. C'era la Coca-Cola. Ma davvero? C'era la... Non è ovviamente lore. Vabbè, non è lore, non Siro! Ma cosa stai facendo? Ma dai, Taunt da parte di Breo, attenzione. Vuole, vabbè, come fai a non tauntare quella roba, cioè? Vuole stabilire proprio la... L'ordine delle cose... Mamma mia, è proprio pericolosissima. Mamma non lascia andare. Qua avrò la velatura. No, ce la fa, ce la fa. Min non riesce a caricare in tempo. Ok. La throw, ok. Mix up sulla throw. Può stare. Ah, ecco la back throw, la cerca. Bravo! Il fatto che abbia voluto piccare Kalos mi pare molto molto strana come scelta. Dovrebbe averla presa a Breo. E letteralmente si è portato su una XD con il blast in tirando. Sì, effettivamente è meglio di Tau, per carità. Meglio di però, Tau, ragazzi. Però non capisco effettivamente questa scelta. Non me la fai notare. Bowser alla fine è un personaggio aggressivo, quindi non capisco perché dovrebbe approfittare di questo stage. Oltretutto gli sono state bannate Battlefield, mi pare. Forse Smashville. Io sarei andato magari su una mappa come Small Battlefield o PS2. Allora, due neutrali che possono comunque aiutare, tanto se non dovrebbe essere morto. Tra l'altro il juggling di Min non è fortissimo, quindi non dovesse avere paura di andare su piattaforme tipo triplat. Qua sta morto, non può fare niente. Non aveva il salto, ok. Infatti non aveva niente salto, purtroppo neanche Bowser meshando recupera da lì. Ok, intanto Bowser ti sta sicura un'altra che no, non ma è vero. Non capisco perché ha preso questo stage, non è buono, buonissimo per questo gioco. Probabilmente sta un pochino panicando. Lo vedo molto più restio a fare mosse. Sta, perché il suo avversario ovviamente è meno. Però lo sto. Ok, qua. No, capisco cosa intendi, un po' impanicato. Quindi piuttosto che fare mosse in momenti in cui può overwhelmare l'avversario, invece decide di stare fermo. Perché il problema è la cosa buona di. Cioè, la cosa buona del matchup contro Min è che semplicemente se tu gli stai tanto addosso non può fare niente. Esatto. Ha un prendota veramente pessimo in confronto a Bowser che magari ha upper shield. C'ha hitbox giganti, c'ha comunque con un ottimo frame perché Fade è tipo frame 9, però c'ha un range della madonna come se fosse il PR di Shulk. Esatto. È qua... No, è vivo. È ancora vivo però, ecco. Mamma mia, è cattivissimo Sino. Guarda, cattivissimo. Infatti Sino invece non si sta risparmiando con l'aggressione. Sembra quasi che sia Sino il personaggio... Ma paradossalmente, io vedo Siron, ma non vedo un Goku. Io vedo uno che a momenti fa quasi Wish Punish. Cioè non è tanto... Non ti fa tanto... Gioca quasi una min aggressiva, non vorrei dire troppo. Addirittura adesso. Aggressivo, no. Però è molto meno camper di altre min. Però non ci hanno pensato neanche due volte a prendere Bowser di nuovo. Ok. Ti ho detto no, ma siccome c'è questa mentalità dice no, se prendo Sephiroth adesso mi non è proprio mi fa. Che bella skin. Ha deciso di fare un altro cambio di skin. Tra l'altro questo di Albi invece. Si può dire tanto di Min, ma no che ha delle skin brutte perché una collezione di skin bellissime per qualche motivo. Qua tenta con il tappa attack gigantesco di Bowser, ma non mi è andata bene stavolta. Ok, fair. C'è il tenta al terzo fair, ma se l'abbiamo visto chiunque. Esattamente. È un po' un peccato perché comunque... Allora, penso che l'obiettivo adesso di Breo sia proprio quello di portare secca la kill il prima possibile. E come mentalità da Bowser ci può stare. Solo che non... Il fatto di avere un personaggio che ti prende... Lo prende dall'altra parte dello stage, paradossalmente. È un rischio come quel Megawatt che ha schivato. Ecco, questo qua invece è la tua che ti dice. Veramente veramente tanto forte. Poi sta giocando davvero poco grounded, Leo, se notando sta cosa. E di sotto contro Min ci sta come cosa. Non, però vedo che Sino sta facendo tanti anti-aerial sempre lì. Allora, effettivamente Min ha degli anti-aerial veramente veramente assurdi. I suoi fair bear così sono veramente veramente ridicoli. Mamma mia, voleva la kill a zero, ci poteva stare a 22, avrebbe sicuramente ucciso il full rage a 22, sicuramente. Forse Kalos salvava la cosa bruttissima. La piattaforma esterna dubito, ma qua rispettiamo la stessa del Ma, ma qua però c'è bisogno un attimo di clutch per continuare perché... Ecco, bravo, continua a fare un po' di auto shield, sicuramente lo aiutano.
Vedo che è troppo restia a tenere premuto scudo pure, capito? E perché c- ha paura delle grab pure. Ha paura delle grab perché il grab game di Moto. Invece no. No, no, ce l'ha fatta. Allora, il grab game di Mumin è veramente, veramente molto, molto forte. E non crolla, nel setup in situazione del Bowser può morire a questa percentuale. Ah, parte un'ottima per... grab, perché comunque non è una tether, ma è proprio, cioè, ha un range veramente ridicolo. Se l'ho pigliato. Super Santos, diretto nel pancione del tartarugone. Che tra l'altro, B, ora che ci penso, Min, viene potenziato con il grab. Esatto, esatto, cioè questa meccanica abbastanza oscura, ma si nota quando Min c'ha il braccio pieno di fuoco. Aia, oh niente, niente, ce l'ha fatta. Qua lo shield ridotto, l'ha visto morto. Rotto. Quindi visto è stata la fine prematura della run. Livreo qua. Qua sono i win. Qua sono ancora i win. Sono ancora i win. Ah, non è... Ok, ok, non è ancora. Non è... Chi perde non è fuori qua, però. Sarebbe veramente huge per Veo prendere questo set in qualche modo. Beh. F-Smash dall'altra parte dello stage. Un po' uno statement molto forte da parte di Veo. Ok, vediamo un po' Veo come se la cava adesso, perché non è terribile. Questa in realtà non è una bella percentuale per Minin, perché non può ancora ammazzare da up throw. Quindi, cioè, l'unica cosa che può farti adesso è dato un fair con Megawatt. Allora, il fatto è che, come già ben sappiamo, non è mai finita contro Bowser. Bowser non è ancora kill per cento, paradossalmente. No, fino a, non è ancora kill per cento, è fino a 220, vorrei dire. Esatto. In questo matchup. Ecco, già adesso è kill per cento. Oh, no, no, non ha kill per cento. No, 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 no. No, no, no. Dicendo, aveva malapena ammazzato in down. Guardati qua. Potrebbe essere la fine per Fipsi. No, no? Mi sa che hai visto. Sì, 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 sì. Bella per Siron, che comunque si è mantenuto una lead costante. Non si è mai. Non ha mai abbassato la guardia. Apprezzo sempre questo tipo di set perché spesso si sottovaluta quanto sia importante terminare un set senza perdere un game. No, infatti.